Sicuramente la prima botta qui nella porta, non gli si è sfondato il vetro e dopo di lì avrà dato un paio di botte, ci ha infilato la mano, ha perso anche il sangue e ha preso quello che ha potuto raccogliere. Furto con spaccata in pieno centro storico Aretino. Il malvivente o i malviventi sono entrati in azione questa notte attorno alle 3. Hanno fatto un buco presumibilmente con una mazza in questa vetrina e poi hanno fatto razzia di orologi. 56 quelli che sono riusciti a portar via per un valore di circa 20.000 euro. Con la mano sono entrati dentro e hanno preso solo una parte di una marca di orologi, sono quelli radiocontrollati, quelli che forse costano anche di più, anche più vendibili, diciamo, più utili per il mercato. Insomma. È stata vista anche una persona sospetta questa notte? Uno con un borsone rosso, un giubbotto blu, alto, secco, biondo, girare in questa zona verso le 3. Nel momento che alcuni laboratori aprono. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri intervenuti questa notte per i rilievi. L'unica cosa che io penso è che ci vorrebbe maggior numero di telecamere per controllare tutto quello che succede. Le telecamere comunque ci dovrebbero essere. Secondo me sì.